Sono arrivati i miei finalmente dopo 2 mesi e mezzo dalla nascita di Teo e dopo 5 mesi e mezzo più o meno da quando li avevo visti io l'ultima volta, ovvero da Natale, da prima che ovviamente scattasse il lockdown. Loro scalpitavano e anche noi in primis scalpitavamo all'idea che finalmente potessero conoscere il loro nipotino. Ma io dal canto mio nutrivo qualche preoccupazione legata a questa assenza forzata dei nonni dalla vita di Teo. E nello specifico mi chiedevo, li accetterà di buon grado? Come accoglierà la loro presenza costante per dei giorni di fila in casa, dopo essere stato abituato a vedere solamente noi due per 2 mesi? E se la loro presenza gli sballa abitudini, ritmi e tutto quanto? E poi, e se i nonni l'avessero amato un po' di meno per il fatto di averlo conosciuto già da grande? E oltre a questo non vi dico le nostre preoccupazioni legate ai genitori di Tommy, che tuttora sono in lockdown in Argentina, quindi chissà quando potranno conoscere Teo. Insomma, tanta gioia da una parte, ma anche qualche quesito annesso dall'altra. Ma torniamo alla nostra fase 3. Perché non appena Giuseppe Conte sblocca le regioni, i nonni friulani fagotti in spalla e attraversano il nord Italia per venirci a trovare a Milano. Io li aspettavo sulla porta, salterellando, mi batteva il cuore, giuro a mille. Tommy invece, con Teino in braccio, li aspettava nascosto dietro la colonna davanti alla porta d'ingresso, pronto per fare l'agguato scenografico appena entravano in casa. E finalmente eccoli sbucare dall'ascensore dietro le loro mascherine. Abbracci, baci, convenevoli, emozione e mamma, subito senza perdere un secondo di tempo, fa: "Dov'è Teo?" Al che tac, Tommy salta fuori dalla colonna con l'erede in mano che ha fatto la sua porchissima figura e niente, è stato un momento bellissimo. Quando l'hanno visto, l'emozione c'è stata, giuro di averla vista a un certo punto, però ricordiamoci che siamo friulani, quindi emozione sì, ma non troppa. Cubi. Io, lo ammetto, avevo l'occhietto lucido, mia mamma anche, mio papà invece era troppo carico di sporte, borse, borsoni con ragù di cinghiale, d'anatra, prosciutti, salumi, guanciali e vini per potersi permettere un breakdown emotivo, gli sarebbe caduto tutto per terra. Appena entrati in casa, Teo li ha guardati come se fossero due UFO provenienti dalla luna, occhi sbarrati, faccino perplesso, come a dire: "Oh, ma che è sta confidenza? Perché mi parlano con queste vocine? Quanto stanno qui questi?" Guardava me, poi Tommy, loro, me, Tommy, loro, cercando di capire il nesso. Ma finalmente, dopo 10 minuti scarsi di legittima diffidenza, si è lasciato andare e ha concesso il primo di una serie di numerosissimi sorrisoni sdentati. E da lì ciao proprio, cioè primo sorrisone uguale te lo prendo in braccio di mia mamma. Mia mamma ha allungato i suoi tentacoli da polpo, ha preso Teo e noi penso l'abbiamo rivisto 3 giorni dopo. Ha letteralmente monopolizzato nostro figlio, d'altra parte doveva recuperare un po' di mesi di arretrati, di coccole. Non penso di essere una di quelle mamme che provano ansia o fastidio nel vedere il proprio figlio in braccio ad altre persone. Sarà che comunque era mia mamma, quindi eravamo sempre in famiglia. Però il fatto di vederlo tranquillo e rilassato anche con lei mi ha dato un senso di sollievo incredibile. Quindi all'improvviso, ragazzi, è stato vacanza. È stato magico. È stato come se dopo 2 mesi di straordinari il mio capo mi avesse concesso 3 giorni di ferie lautamente pagate. I bicipiti si sono rilassati, si sono staccati da soli, mi hanno detto: "Grazie, ci vediamo tra 3 giorni" e se ne sono andati. La schiena pure, le lombari hanno indetto un torneo di briscola con la cervicale, si sono divertiti come i matti per 3 giorni. Ma poi vi ricordate che forse vi ho vagamente accennato che nel postparto sudi come un porco? Ecco, anche le mie ascelle hanno fatto ciaone. E io per 3 giorni non ho praticamente quasi avuto bisogno di cambiarmi la maglietta, 3 giorni con la stessa, fantastico. Nel compenso, mia mamma è in una pozza di sudore. Quando mia mamma, che comunque ha una resistenza veramente di ferro, iniziava a denotare i primi segnali di cedimento strutturale, allora io mi dicevo: "Vabbè, dai, ok, tocca di nuovo a me, mamma, senti, se sei stanca, dammelo pur", ma ecco che entrava mio papà e tac, se lo pigliava lui e per me era di nuovo vacanza. Quindi, per certi versi, avrete capito, è stato fantastico. Per certi altri, è stato proprio come io temevo. Perché devo dire che questo coronavirus ci ha un po' viziati, a me e a Tommy. Siamo stati troppo ben abituati a fare tutto quello che ci pareva per 2 mesi. L'inversione di marcia era
inevitabile. Io lo sapevo che sarebbe successo, infatti aspettavo mia mamma al varco, letteralmente, proprio al varco, cioè sulla porta di casa. Appena arrivata mi ha chiesto se Teo non avesse freddo ai piedi. Ed è stata lì che è iniziata. Inesorabile, prevedibile, estenuante. La battaglia del calzino. Togli il calzino, metti il calzino, togli il calzino, metti il calzino, togli il calzino, metti il calzino. Una lotta senza precedenti, avremmo perso di sicuro. Io e Tommy da una parte, che conosciamo bene il nostro figlio e conosciamo benissimo casa nostra, sappiamo che a casa nostra fa caldo, ma soprattutto sappiamo come è abituato nostro figlio e come vogliamo che sia abituato. Dall'altra, mia mamma, termoregolatrice di piedini, nemica acerrima delle correnti d'aria. Mio papà, come al solito, super partes, lui non si mischiava tanto nella questione, che già di per sé era abbastanza complicata. D'altra parte lui era venuto a Milano con una doppia missione, ovvero da una parte conoscere il nipotino Teo, dall'altra monitorare, come sua abitudine, lo stato di avanzamento dei cantieri nella zona di Porta Nuova. Questa Milano del 2020 lo affascina da morire e lui era troppo tempo che fisicamente non veniva a constatare di persona lo stato dei lavori nel nostro quartiere, ma soprattutto come è venuto su bene il parco. Parco da cui è attrattissimo. Il parco è il suo amore, lui lo ama da quando era ancora in fasce, sin da prima che nascesse, da quando l'ha visto in progetto su un cartellone da qualche parte. Ha pensato subito che si trattasse del più grande prodigio dell'architettura nonché ingegneria botanica. Esiste l'ingegneria botanica? Del secolo. Adesso poi che causa Covid il comune ha dotato il parco di pattuglie di operatori che passano ogni mezz'ora a disinfettare tutte le panchine e attrezzi per allenarsi, ciao proprio il futuro. Quindi lui, inquieto di natura, nei suoi 4 giorni di trasferta milanese si è organizzato in questo modo. Alternava un giro di perlustrazione nei cantieri di Gaio Lenti a una strizzatina di guanciotte a Teo, poi usciva un altro po' a controllare il cantiere in De Castiglia, che è stato fermo diversi anni ma che finalmente ha ripreso i lavori. Potevano fare meglio, ha detto, mi piace tanto il palazzo, no? In tutto questo via vai di nonni, io e Tommy una sera ci siamo concessi l'antico lusso di un'uscita a due, come ai vecchi tempi. È stato a dir poco surreale, la nostra prima cena fuori post-Covid e post-Teo. È incredibile come una cosa così normale, come una cena fuori, così normale come lo era per noi che siamo amanti del buon cibo e del buon vino e abbiamo sempre adorato uscire a cena, fosse diventata all'improvviso un'esperienza quasi mistica. Cioè, noi due a cena fuori, il tavolo, il menù, i camerieri, il calice di vino, il conto, il bonus di 5 punti per ribaltare la classifica. No, questo no. Robe da pazzi, cioè sembrava fosse veramente passata una vita. Era tutto iper affascinante. Allora, Tommy per festeggiare si è sparato tre pisco sour, mentre io mi sono concessa un morigerato calice di rosé. Ma ero così euforica per la serata, così adrenalinica, che dopo quel calice di rosé ero fuori come un balcone. Brilla come neanche al Friuli Doc, abbiamo passato la serata, Tommy sbronzo di pisco sour, io sbronza di adrenalina, a ridere per qualsiasi cosa. Siamo tornati dodicenni, cioè cannucce nel naso, facevamo le bolle nel bicchiere, tutte cose così. Ancora non capisco come avevano fatto a non cacciarci dal locale, giuro. Dopo 4 giorni i nonni sono ritornati alla base perché il dovere li richiamava. Ma questi giorni ci sono bastati decisamente per ricaricare le pile e soprattutto Teo ha potuto farsi spupazzare da almeno la metà dei suoi nonni. Ora attendiamo solamente l'arrivo dei nonni argentini. Anche se pensandoci bene, forse per quando arriveranno i nonni argentini, Teo sarà sufficientemente grande e indipendente come da poterlo lasciare per una notte di fila insieme a loro. E io e Tommy finalmente potremmo concederci una nottata intera di sonno continuato. E se saremo così euforici come per l'uscita al ristorante, può anche darsi che ce la sentiremo di prendere, che ne so, un volo andata e ritorno per Las Vegas in nottata. Dopotutto, se devo ricominciare a dormire una notte di fila, voglio farlo in grande stile. Bene, oggi arrivo fino qui, basta asciugarvi con le storie sui miei genitori, però sono curiosa di sapere da voi se vi è successa una situazione analoga, ovvero se anche voi avete avuto un bimbo magari in quarantena e vi siete ricongiunti con i nonni allo sbloccamento delle regioni, oppure semplicemente voglio sapere come è andato il ricongiungimento con i vostri familiari. Vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. We keep in touch, ciao, Jenny, sono ottimista.